Il traforo del Gran Sasso non chiuderà. Il pressing delle istituzioni e l'incontro con i magistrati teramani alla fine hanno fatto desistere Strada dei Parchi, concessionaria di A24 ed A25, che ha così deciso per la revoca della delibera che aveva fissato al 19 di maggio la chiusura del traforo, tagliando in due l'Italia centrale. La notizia è stata diffusa dal vicepresidente di Strada dei Parchi Mauro Fabris, che all'ANSA ha aggiunto come domattina ci sarà l'ultimo incontro tecnico al Ministero dei Trasporti per concordare le azioni da intraprendere. Sempre domani mattina, ha proseguito Fabris, la concessionaria depositerà una memoria in procura a Teramo in cui, a tutela dei propri dirigenti e della stessa società, ribadirà quanto è stato fatto finora e quanto intende ulteriormente realizzare per la messa in sicurezza e i fini ambientali delle gallerie del Gran Sasso, almeno per quanto riguarda le proprie competenze. Tutto questo nell'attesa che il Governo e il Parlamento confermino con decisioni conseguenti i provvedimenti, come la nomina di un commissario straordinario dotato di poteri e risorse adeguate per risolvere i problemi dell'acquifero del Gran Sasso. Su questo il presidente della Regione Abruzzo Marsilio si era espresso proprio a margine della riunione con i magistrati in procura a Teramo, auspicando un'accelerazione dell'iter di approvazione dello sblocca cantieri. Sblocca cantieri che conterrà le norme che il governo sta predisponendo per individuare commissario e risorse per dare soluzione definitiva al problema e nel frattempo un rafforzamento dei protocolli di vigilanza, di monitoraggio sulle acque. Insomma, stiamo tutti facendo passi in avanti e quello che serve per arrivare a risolvere la questione. E credo che alla luce di questo anche Strada dei Parchi si debba sentire serena. Così il passo in avanti auspicato dal sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto alla fine c'è stato, anche perché, come aveva paventato lo stesso primo cittadino con una nota diramata nel primo pomeriggio, per evitare una reiterazione di reato, quello di inquinamento ambientale per cui si svolgerà a settembre il processo a Teramo, Strada dei Parchi rischiava di incappare in un altro reato, quello di interruzione di pubblico servizio.